Jasmino, siamo giunti alla seconda puntata del TG Turismo. Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono e contribuiscono alla crescita del nostro canale, condividendo il nostro programma sui social network. Partiamo ora con il primo servizio. A Milano è terminata la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Vediamo com'è andata. A Milano Fiere è terminata la BIT 2019, la Borsa del Turismo Internazionale. La kermesse dedicata al mondo dei viaggi che ha avuto ospite d'eccezione il ministro del turismo Gianmarco Centinaio. Un vero e proprio bagno di folla ha accompagnato la 3 giorni, con visitatori provenienti da ogni nazione del mondo. Tanti gli stand, sia nazionali che stranieri, tutti portatori di novità tecnologiche mixate al folklore e alla tradizione. Le regioni italiane capitanate dalla Sicilia, che ha esibito un mega stand scenografico con un enorme pannello a LED dove venivano proiettate le immagini della regione. Ma anche le altre regioni non hanno fatto mancare le loro suggestive scenografie. Una menzione particolare va allo stand di Matera, la splendida località della Basilicata che quest'anno è diventata capitale europea della cultura. Tante le proposte commerciali e le curiosità, presenti anche i tutorial e gli influencer per quanto riguarda il mondo dei social media. Per quanto riguarda gli stand stranieri, quello di Cuba ha ottenuto sicuramente il maggior consenso, in quanto tra musica, canti e balli scatenati ha coinvolto maggiormente i visitatori. Appuntamento alla BIT 2020, sempre a Milano Fiere, con diverse novità. Sempre alla BIT abbiamo incontrato il ministro del turismo, Gianmarco Centinaio, alla sua prima esperienza da ministro alla kermesse dedicata al turismo. Eccoci, buongiorno, siamo con il ministro Centinaio qui allo stand della Regione Veneto. Ministro, è passato quasi un anno dal suo insediamento, diciamo, nella cattedra del Ministero del Turismo e anche della Migrazione. Quanto è cambiata l'Italia in questi mesi? Ma sicuramente un'Italia più consapevole del suo ruolo, un'Italia che ha capito che il turismo può diventare veramente uno degli assi portanti del nostro paese, un po' più di rapporti istituzionali tra lo Stato e le regioni, una progettualità di un Enit diversa, un po' più autorevole nel suo approccio con l'estero, e poi quindi alcune missioni estere che ci permetteranno di avere una visione, sicuramente di avere una programmazione diversa rispetto al passato. Ecco, sogni nel cassetto? Sogni nel cassetto sono un po' troppi, diciamo che, mettiamola così, l'idea è di vedere quel quinto posto scalato il più velocemente possibile, sicuramente meno abusivismo. L'Italia è il paese che in Europa è più abusivo, pensiamo alle strutture ricettive, non possiamo permetterci che ci siano persone oneste che pagano le tasse e altre che fanno i fenomeni. E poi una promozione migliore e quindi più strutturata, con un'Italia meno campanilistica e più consapevole del fatto che il brand Italia è un brand che in giro per il mondo funziona. Ecco, quanto è importante avere un ministro che viene appunto dal settore turismo?
Ma è importante semplicemente perché quando parlo al settore parlo tra colleghi che hanno sempre fatto questo lavoro, che sanno esattamente che cosa si dicono, che ci si conosce, e soprattutto quando mi parlano anche a livello istituzionale la burocrazia, gli dico sempre non prendermi in giro perché questo settore lo conosco bene e di conseguenza prendere in giro uno del settore è un po' una sfida. Certo, che effetto fa essere per la prima volta, diciamo, come ministro alla BIT? Fa tremare le gambe perché sappiamo che questo è un momento importante per il nostro paese e diciamo che l'attenzione, soprattutto le aspettative e le speranze di tanti operatori sono su queste spalle, quindi vuol dire avere una responsabilità. Perfetto, ringraziamo il ministro Centinaio per averci dedicato questa breve intervista e gli facciamo un in bocca al lupo per il futuro. Grazie ministro. Dopo Genova nel 2004 l'Italia ha una nuova capitale europea della cultura. Si tratta della splendida Matera. Ne parliamo con il direttore dell'APT della regione Basilicata. Trasferiamoci a Matera. Siamo con il signor Mariano Schiavone, direttore generale dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata. Perfetto. Dopo circa 15 anni l'Italia ha una certificazione importante, soprattutto la località di Matera, è diventata capitale europea della cultura. Quanto è importante per la località stessa, ma anche per la regione Basilicata e diciamo anche per l'Italia? È un risultato importante, direi importantissimo, perché questo ci consente di acquisire una notorietà di carattere internazionale di altissimo rilievo e di altissimo livello. Essere capitale della cultura del 2019 ci attribuisce questo grande onore, ma anche questa grande responsabilità, che una piccola città del sud Italia, una città come Matera, oggi diventa il luogo della cultura in Europa, un punto di riferimento importante, un punto di riferimento dove partendo dalla città del sud si può tornare a fare cultura e si può acquisire una visibilità di carattere internazionale non solo per la città di Matera, non solo per la Basilicata, ma per l'intero meridione d'Italia. Perfetto. Quali saranno gli eventi principali a Matera di questo 2019? C'è una ricchissima agenda di appuntamenti, di iniziative importanti, la grande mostra sul Rinascimento, delle mostre permanenti che rimarranno nella città per conoscere la storia e la cultura di questo luogo, festival internazionali, ci saranno appuntamenti di carattere internazionale che si interrogeranno sul mondo della cultura, su come oggi va il mondo, di come, quali sono le scelte strategiche importanti per attraverso la cultura si può creare un mondo migliore. Quindi sono tantissime le informazioni che si possono ricevere tranquillamente sul nostro sito che è www.basilicataturistica.it, dove ci sono date, riferimenti, momenti dove poter vivere e raccontare e vivere direttamente un'esperienza quale appunto quella di visitare questa città meravigliosa e partecipare ai tantissimi eventi che si susseguiranno in quest'anno. Perfetto, allora venite a Matera, che è sicuramente unica nel suo genere e vale la pena di visitarla. Vi aspettiamo. Noi invitiamo tutti perché appunto Matera è una città inclusiva, una città dove ogni persona si può sentire in quel momento cittadino temporaneo della nostra città. Verrete accolte con grande calore, con grande partecipazione. Perfetto, a voi studio, grazie. Andiamo in Val di Fassa Canazei, dove il signor Iori, titolare dell'Hotel Rita, ci presenta la sua struttura. Eccoci, buongiorno e bentrovati, siamo a Canazei presso l'Hotel Rita in compagnia del titolare Enzo Iori. Buongiorno signor buongiorno, Enzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, questo hotel ha una storia, quanti anni ha esattamente? Abbiamo fatto lo scorso anno i 50 anni di attività, è stato aperto nel 68 dai miei genitori e nel corso degli anni, appunto 50 anni, abbiamo saputo noi continuare con quello che è stato un po' la nascita di questo albergo, la creazione dei nostri genitori e negli anni abbiamo appunto portato ad arrivare fino a questo livello di struttura, di qualità e servizio che offriamo e è stato chiaramente dagli anni 70 ad oggi è cambiato completamente il turismo e noi abbiamo saputo negli anni adeguarci appunto alle nuove richieste, esigenze
turistiche, dei nuovi mercati, perché chiaramente in quegli anni si era agli albori e si incominciava, anche Canazei iniziava veramente a diventare una delle stazioni più importanti dell'arco alpino, delle Dolomiti, no? Quindi come oggi, però in quegli anni era veramente un po' diverso, anche la tipologia del turismo, la nazionalità, e che adesso è talmente diversificata, e devo dire noi insomma 50 anni sono lunghi, una grande storia, a partire appunto dai miei genitori, e siamo riusciti a continuare sulle loro orme appunto e a saperci rinnovare secondo le esigenze, come dicevo. L'hotel è ubicato in centro, per cui diciamo è comodo agli impianti e comodo anche per poter partire per eventuali escursioni o gite. Ma sì, abbiamo la fortuna di essere proprio in centro a Canazei, quindi veramente sia d'inverno la macchina è un optional, si lascia nel parcheggio, nel garage che in cui siamo dotati, e qui è veramente a due passi, scuola di sci, impianti di risalita, e lo stesso centro con i negozi è proprio a due passi, quindi siamo veramente in una posizione strategica, e devo dire tutto sommato poi anche comunque tranquilla, perché Canazei anche non è grandissima, quindi non è che ci sia grande confusione, quindi nonostante quello si sta bene, abbiamo anche un giardino esterno, terrazza, però è molto piacevole, e godersi poi è un anfiteatro naturale anche Canazei, dove siamo posizionati, si vede il Pordoi, il Vernella, Marmolada, il Colace, quindi veramente stando anche qui è un vero, io lo chiamo proprio anfiteatro naturale in mezzo a queste stupende montagne nel cuore delle Dolomiti. Quali sono i servizi interni all'hotel? Noi abbiamo cercato appunto negli anni, come dicevo prima, di dare un po' soddisfare tutte le esigenze. Abbiamo un bellissimo centro salute con piscina interna, un idromassaggio all'esterno in cui si può appunto rilassarsi e godere della vista delle montagne. E internamente abbiamo anche servizi per i bambini, per le famiglie, perché è dedicato anche a loro la vacanza, quindi i più piccoli possono stare con il mini club mentre i genitori si rilassano appunto nel centro benessere o fanno i massaggi, di cui siamo dotati di un ottimo servizio, e più grandi spazi anche di sale comuni, letture, e appunto per stare bene in compagnia, anche godersi e rilassarsi una bellissima vacanza a Canazei. Perfetto. So che curate molto l'aspetto della cucina e soprattutto avete creato una nuova sala ristorante aperta anche agli esterni. Ma sì, la cucina è sempre stata una nostra peculiarità, appunto dagli anni 20-30 anni fa era addirittura mia mamma che era la prima persona in cucina, quindi cucina classica fatta in casa, diciamo, e dopo chiaramente anche nell'evoluzione siamo andati avanti. Adesso offriamo sia per l'albergo con 5 menu a scelta di primi e secondi, molto curato, e poi abbiamo voluto qualche anno fa aprire anche all'esterno questo ristorante Rita Stube, che siamo molto orgogliosi, lavoriamo molto bene, che è uno dei riferimenti anche della culinaria qui a Canazei, e lì ci dilettiamo con un menù più gourmet, diciamo, anche un po' più ricercato, sempre tipico, e questo appunto possiamo anche soddisfare chi alloggia non nel nostro albergo ma negli appartamenti o nei bed and breakfast e quant'altro. Devo dire piccolino, perché non è un appunto ristorante da numeri ma da qualità, quindi chi vuole mangiare qualcosa di diverso e particolare può tranquillamente venire. Questo è sicuramente un biglietto da visita anche per l'albergo di conseguenza. Ecco, come sta andando la stagione invernale? Ma la stagione va molto bene, è andata bene già dalle feste, nonostante che abbia nevicato poco, però devo dire le piste sono state preparate già dall'inizio, Natale. Tutto perfetto. Dopo l'ultimo weekend la neve, poi ci ha imbiancato, poi dopo ha dato questo, perché magari è sempre un po' la cornice che mancava effettivamente sotto le feste, però le piste sono sempre state perfette, quindi si è lavorato sempre a pieno regime, devo dire già da dicembre. Adesso chiaramente la ciliegina sulla torta con questa nevicata, e per il prossimo proseguo della stagione di febbraio-marzo si prospetta anche molto bene, e siamo già tra l'altro poi proiettati anche alla stagione estiva, perché ormai si lavora veramente molto bene anche d'estate, abbiamo già grandi richieste per la prossima estate, con tutte le varie attività che la località offre, dalle biciclette, la mountain bike, pista ciclabile, le attività per i bambini, le malghe, quindi c'è l'imbarazzo della scelta anche che la località offre tantissimi servizi, e devo dire quindi anche su questo siamo privilegiati, posti come sempre
bellissimi, quindi adesso stiamo lavorando, siamo in piena stagione invernale, ma bisogna già appunto soddisfare per fortuna con le richieste per la prossima estate. E che percentuale sono i turisti italiani e quelli stranieri, e da dove arrivano quelli stranieri? Ma devo dire, noi siamo un po' una particolarità rispetto alla località, che sicuramente la località lavora oltre il 50%, 60% d'inverno almeno con gli stranieri. Invece devo dire, noi siamo ancora molto tradizionalisti, molto italianizzati come struttura, anche più del 90% sulla nostra clientela italiana. Poi dopo capita, arrivano i tedeschi, anche qualcuno dell'est Europa, che possa essere Repubblica Ceca, Polonia, ma anche Svizzera e quant'altro, però sempre in numero minimo. Devo dire, noi abbiamo per fortuna parecchia clientela fidelizzata negli anni e prettamente italiana, quindi siamo un po' particolari, lavoriamo anche solo privatamente, senza tour operator o booking, quindi anche per questo devo dire, penso che sia un po' un frutto del lavoro che facciamo da anni, questo risultato di avere tutta questa clientela fidelizzata. Anche per prenotare sanno che bisogna, i clienti che devono prenotare per anticipo, quindi settembre-ottobre per i periodi invernali, o adesso febbraio-marzo per quello che è la stagione estiva, quindi vuol dire noi, la nostra clientela è sempre molto italiana. Perfetto. Vogliamo invitare i turisti e coloro che ci vedono da casa a venire a Canazei, e diamo i numeri per potervi contattare. Indirizzo internet? Sì, possono contattarci direttamente, come dico, facciamo tutto privatamente, quindi il nostro numero telefonico è 0462 60 12 19, ormai il più abituale internet, indirizzo email info@hotelrita.com, e su questo potete mandarci, noi facciamo senza impegno i preventivi e quindi in base alla disponibilità e ai periodi richiesti. E siamo visibili sul nostro sito hotelrita.com, in cui ci sono anche due bellissime webcam, una in diretta proprio live, quindi anche se uno vuole proprio vedere, si vede sulla via principale qui che porta la Gabino Via, è molto vista, perché in diretta com'è la stagione, come il periodo, se è bello, se è brutto, quindi vedo anche molti clienti usano molto anche questa nuova tecnologia, quindi se volete su hotelrita.com trovate poi tutto quello che è necessario, anche le nostre tariffe, le offerte, i menu al ristorante, tutti i nostri servizi a disposizione. Perfetto, allora invitiamo i turisti a venire all'Hotel de Rita, ringraziamo il signor Enzo Iori per averci dedicato questi minuti di intervista, a voi studio. Grazie, vi aspettiamo. In Val di Fiemme a Predazzo, l'hotel ha ancora a cura in maniera particolare il rapporto con gli ospiti. Ne parliamo con il proprietario Stefano Crafonara e la guida Giuseppe Bellanca. Bentrovati, oggi siamo a Predazzo, presso l'hotel Ancora, in compagnia del signor Stefano Crafonara, che è il titolare, e il signor Giuseppe Bellanca, che è guida e responsabile delle attività dell'hotel. Buongiorno signor Stefano. Buongiorno. La prima domanda sorge spontanea: come mai un hotel nelle Dolomiti che si chiama Hotel Ancora? Sì, gli hotel Ancora sono alberghi di lunga tradizione, perché sulla strada statale 48 delle Dolomiti, che collega Trento a Cortina d'Ampezzo, erano i cambi dei cavalli, quindi i commercianti facevano circa 30-35 km con i cavalli, e l'hotel Ancora era uno di questi locande allora in cui si cambiavano i cavalli. Quali sono i punti di forza dell'hotel? Ma innanzitutto siamo centrali a Predazzo, quindi a due passi dagli impianti di risalita. Siamo un albergo di lunga tradizione e abbiamo un'ottima cucina, facciamo molta attenzione alle materie prime di grande qualità, con materie a chilometro zero, quindi privilegiamo tutti gli alimenti della nostra valle per quanto ci è possibile. Poi abbiamo un'ottima carta dei vini con più di 150 etichette, naturalmente con prevalenza di vini regionali, ma anche una buona presenza di nazionali ed esteri. Ci tengo a evidenziare le degustazioni che facciamo nel nostro Ramisco, è una taverna, è il cuore dell'Hotel Ancora,
Ricordo che l'Hotel Ancora è nato nel 1880 e quindi in questa situazione di archi antichi e legno antichissimo abbiamo rilevato questa tavernetta in cui proponiamo i nostri prodotti tipici locali. Una volta alla settimana facciamo una degustazione e degli assaggini di vini, di birre locali, molto interessante e molto apprezzata. Nella stessa location proponiamo anche delle degustazioni di grappe. Siamo un active hotel e quindi abbiamo un programma molto molto vasto e ricco di attività per i nostri clienti e in questo proposito vi presento Giuseppe Bellanca, che è la nostra guida responsabile di tutte le attività. Giuseppe, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Quali sono le attività che svolge all'interno dell'hotel? Il nostro è un programma settimanale che parte dalla domenica e finisce il venerdì, dove noi all'interno del nostro programma mettiamo tantissime attività, dallo sci accompagnato alla sciata con l'albergatore e anche il trekking, dal trekking più facile al trekking un po' più impegnativo. E soprattutto facciamo anche le ciaspole perché ce le chiedono tantissime, facciamo sia un programma diurno che anche un programma serale. Questo è il programma settimanale che noi offriamo ai nostri ospiti. Signor Stefano, qual è la linea guida dell'hotel? Ma la linea guida, noi abbiamo un obiettivo e quindi vorremmo far vivere ai nostri ospiti un'emozione, non una vacanza scontata dove offri un buon ristorante, una bella camera e basta, ma vorremmo far vivere un'emozione che poi si porta a casa il cliente e ci ricorda con piacere. Bene, vogliamo parlare delle offerte che proponete ai clienti? Sì, beh, adesso in questo mese prossimo, quindi in marzo, arriva questa grande promozione che è il Super Sun, 7 giorni uguale 6, cioè si trascorrono 7 notti in hotel e se ne pagano solamente 6. La stessa offerta è valida anche sullo Ski Pass, per cui si scia 6 giorni e se ne pagano solo 5. Vogliamo dare i dati e diciamo i numeri per potervi contattare in modo che i clienti da casa vi contattino o telefonicamente o il sito internet? Certo, assolutamente. Il sito internet è il www.ancora.it. Una email in caso vogliate scriverci è info@ancora.it. E se volete seguirci su Facebook, Hotel Ancora Predazzo è il nostro indirizzo Facebook. Bene, ringraziamo il signor Stefano e il signor Giuseppe. Grazie per l'intervista che ci avete voluto concedere e buon proseguimento. Grazie a voi, grazie. Grazie a lei, buona serata. Trasferiamoci in Alto Adige, a San Candido, in Alta Posteria. Abbiamo intervistato il presidente dell'APT e del consorzio 3Cime Marketing, nonché proprietario dello Sport Hotel Tirol, hotel che quest'anno compie 50 anni di attività. Linea al nostro inviato. Buongiorno e bentrovati. Oggi siamo a San Candido, località di confine in Alta Posteria. Siamo in compagnia del signor Dieter Rumpek, che è presidente dell'associazione turistica di San Candido e anche titolare dello Sport Hotel Tirol, appunto, di San Candido. Buongiorno signor Dieter. Buongiorno. Ecco, il 2019 per voi è una data importante, fondamentale, diciamo, nella vostra storia come struttura alberghiera. Per quale motivo? 2019 perché quest'anno lo Sport Hotel Tirol festeggia i suoi 50 anni. È nato nel 1969, dove i miei genitori hanno aperto l'albergo, data storica che festeggeremo in un po' in tutto l'arco dell'anno, dove il punto massimo lo avremo nel 19 luglio, che è la data storica dove è stato inaugurato. Albergo che, come già accennato, i miei genitori hanno aperto in quella data e da allora ci siamo evoluti, ci siamo ingranditi, abbiamo fatto dei passi in avanti e l'ultimo grande ampliamento è stato nel 2015, dove abbiamo costruito altre 23 stanze e siamo arrivati a un albergo che c'è di una bella dimensione,
di una gestione familiare di 52 stanze. Ecco, noi ci conosciamo da circa 25 anni, no? Io ho visto la struttura all'inizio che era un 3 stelle, praticamente adesso è diventato uno splendido 4 stelle, molto capiente. Ecco, quali sono, diciamo, le caratteristiche più importanti dell'hotel? Allora, la caratteristica più importante è che noi ci troviamo e siamo l'unico albergo che si trova in centro di San Candido con tanti spazi verdi attorno all'albergo, perciò tranquillità. Tranquillità per tutti gli ospiti, sia dalla famiglia che fino all'anziano può venire a gustarsi la sua vacanza presso di noi. Ecco, in questa sede ci sono passati diversi anche personaggi importanti. Sì. Ecco, sì. Vogliamo accennarne a qualcuno? Ma tantissimi che sono ospiti abituali dell'Alta Valpusteria, del comprensorio del Tre Cime. Abbiamo l'estate scorsa è venuto a trovarci l'ex capo di Stato Napolitano, abbiamo tanti alpinisti che vengono a trovarci, Manolo è stato qua l'anno scorso, la Tamara Lunger, Harry De Luca e tanti altri. Certo, avete avuto anche attori della serie televisiva, della fiction, della Passo fiction. Del Cielo, naturalmente sì. Siamo tutti amici, certo, come una grande famiglia loro. Perché lo vediamo anche sui social, sì, no? Sì, senz'altro. Passare e scorrere senz'altro. Le immagini, di conseguenza sì. Viene naturale fare questa domanda, sì. Perfetto. Adesso passiamo per quanto riguarda l'associazione turistica. Lei è anche presidente dell'associazione turistica. Sono presidente dell'azienda turistica e anche quest'anno, il 2019, per noi è un anno molto importante perché San Candido festeggia 1250 anni, abbiamo un grandissimo anniversario che si estende lungo tutto l'anno, dove ogni mese abbiamo diverse manifestazioni e è una cosa bellissima e noi siamo veramente contenti di festeggiarlo. Certo. Quali saranno le manifestazioni più importanti che farete quest'anno qui a San Candido? Allora, manifestazioni più importanti sarà a fine maggio, dove ci sarà la festa di compleanno, poi avremo a metà luglio la festa del paese e poi tante altre feste ancora fino alla fine dell'anno. Perfetto. Ecco, San Candido si trova in una zona molto particolare, un crocevia, diciamo, essendo città di confine, e qui si può andare ovunque in Austria, diciamo in Veneto, ma diciamo è importante anche perché dall'estero arrivano in Italia, per cui qui ci sono delle location straordinarie, come possono essere Lago di Braies, ma le Tre Cime di Lavaredo principalmente. Ecco, quanto è importante per voi essere, diciamo, in questo contesto? Allora, per noi è importantissimo, innanzitutto siamo situati in una valle molto larga, molto verde d'estate, facilmente raggiungibili perché abbiamo anche il treno che arriva a destinazione, perciò è molto comodo. Inoltre siamo in mezzo al patrimonio dell'UNESCO, che per noi è una cosa molto importante perché la tutela è salvaguardata. Le montagne più importanti nel patrimonio naturalmente sono le nostre Tre Cime di Lavaredo, che sono l'esempio di questo territorio. Perfetto. Volevo chiedere, da dove arrivano i turisti, diciamo, le principali mete, da dove ne arrivano? Ecco, sia come nazione, se riguarda l'estero, ma come località per quanto riguarda il territorio italiano. Allora, territorio italiano, San Candido è molto conosciuto, abbiamo circa il quasi 80% dei turisti italiani, il resto è distribuito un po' su tedeschi, austriaci, il resto dell'Europa e anche un po' di clientela oltre l'oceano. Vogliamo invitare i turisti a venire a San Candido e magari anche all'hotel, allo Sport Hotel Tirol. Vogliamo dare i dati intanto dell'hotel, dove vi trovano come sito internet? Allora, ci trovano un po' dappertutto, il nostro sito internet è sporthoteltirol.it. Perfetto. Invece per quanto riguarda l'associazione turistica? L'associazione turistica è trecime.info. E poi uno ricerca la località di San Candido, che io sono anche presidente del Tre Cime Marketing, che comprende tutto il comprensorio,
e questa è la pagina ufficiale del 3Cime Marketing. Perfetto, bene, allora ringraziamo il signor Dieter di averci concesso questa breve intervista, da qui da San Candido è tutto, a voi studio. Grazie. In Val Gardena la signora Sibille De Metz ci presenta il suo splendido residence, situato a Santa Cristina. Vediamo il servizio. Eccoci, siamo a Santa Cristina in Val Gardena. A fianco a me c'è una bellissima signora che si chiama... Sibille De Metz, buongiorno. Ecco, Sibille De Metz è la titolare del Residence Sovara di Santa Cristina. Una struttura molto bella, 4 stelle, un residence moderno, attuale, ed è proprio ubicata in centro al paese. Sibille, da quanto tempo è che esiste questo residence? Questo residence esiste da 35 anni, era una casa privata che i miei genitori hanno comprato, l'hanno ampliata e anche migliorata qualitativamente, e oggigiorno è la struttura che è, e da 12 anni la gestisco io. Perfetto, quanti appartamenti ha questo residence? Sono 15 appartamenti di più misure, da monolocali per 2 persone fino ad appartamenti per 8 persone. So che avete anche un bel centro benessere. Sì, abbiamo un reparto saune con 3 tipi di saune, c'è una biosauna, bagno turco e sauna finlandese, una bella zona relax panoramica, poi c'è una sauna a raggi infrarossi, c'è la possibilità di fare trattamenti estetici e massaggi. Quanto è importante essere a Santa Cristina in Val Gardena? Noi siamo molto contenti di essere a Santa Cristina, che è il paese più soleggiato della Val Gardena, e come casa soprattutto siamo in un posto dove c'è il sole tutto l'anno, dal mattino alla sera, che apprezziamo molto. Siamo a poca distanza dagli impianti, con lo skibus che parte sotto casa, in pochi minuti si raggiunge l'ingresso della Sella Ronda. Perfetto. Volevo chiedere, che tipo di clientela avete? La nostra clientela è una clientela attiva che ama sciare e in estate fare delle escursioni anche in mountain bike, anche famiglie, specialmente in estate, gruppi di persone che vengono qui per praticare sport, comunque sempre gente abbastanza attiva. Perfetto. Quali sono i sogni nel cassetto? Beh, abbiamo tutti gli anni dei progetti piccoli e anche più grandi. Il prossimo progetto è un ampliamento della reparto sauna, con saune esterne, piscina, anche dei progetti per dei chalet che vediamo poi quando verranno realizzati. Vogliamo dare i dati per potervi contattare, numero di telefono, indirizzo mail e indirizzo internet? Sì, allora il nostro indirizzo email è info@sovara.it, il sito è www.sovara.it e il numero di telefono 0471 79 e 4 volte il 3. Perfetto, ringraziamo la signora Sibille per questa intervista, a voi studio. Ancora in Val Gardena, precisamente a Selva, dove la signora Raffaella Crepaz ci presenta il suo bed and breakfast, un vero e proprio gioiellino ubicato in centro paese. Buonasera dal Garni Crepaz di Selva di Val Gardena. Siamo in compagnia della signora Raffaella. Buonasera. 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 E quanto tempo esiste questo Garni? Il Garni è stato costruito dai miei genitori l'anno 1970. È stato poi ristrutturato negli ultimi 10 anni. Il papà me l'ha concesso a me. I genitori comunque mi aiutavano sempre nella gestione. È un Garni a conduzione familiare, abbiamo 9 stanze, offriamo un servizio ricco e abbondante di prima colazione. Quanto è importante la posizione centrale del Garni Crepaz qui a Selva di Val Gardena? Allora, ci troviamo proprio in posizione centrale, vicino all'azienda del soggiorno. I nostri ospiti possono muoversi ovunque a piedi, la macchina può riposare sul parcheggio. Diciamo, per tutta la vacanza. Sì, siamo vicini agli impianti di risalita, dove i clienti possono partire per il Sella Ronda anche in estate. Siamo vicini alle passeggiate, agli autobus,
per cui... Diciamo un punto di partenza per escursioni, sia estive che invernali, comunque, perfetto. Volevo chiedere, i vostri clienti, la tipologia, ecco, del cliente del Garni Crepaz? Vedo che abbiamo dei clienti che cercano molto l'atmosfera familiare, hanno piacere essere un po' coccolati, che ci si prende tempo per loro, si danno dei consigli, comunque che riescano a sentirsi come a casa loro. Ecco, ci fornisce i dati per potervi contattare? Sì, volevo dire che siamo anche aperti quasi tutto l'anno, chiudiamo per un breve periodo in primavera e in autunno. Potete scriverci all'indirizzo mail info@garni-crepaz.com oppure potete telefonarci al numero 0471 795016. Spero di poter ospitare tanti cari clienti nel nostro Garni. Vi aspettiamo con molto piacere. Perfetto, vi aspettiamo in questo piccolo gioiellino che è il Garni Crepaz. A voi studio. A Bellamonte, nel parco naturale di Paneveggio e Pale di San Martino, c'è un family hotel condotto da 5 sorelle. Vediamo il servizio. Buongiorno e bentrovati. Oggi siamo a Bellamonte, in Val di Fiemme. Quello che vedete alle mie spalle è un contesto meraviglioso, uno scenario incantevole, è quello del parco di Paneveggio. Siamo in compagnia della signora Cristina, che è la proprietaria dell'Hotel Sole Bellamonte. Buongiorno a tutti, io sono Cristina e i miei genitori anni fa hanno costruito questo albergo. Le mie sorelle, che sono quattro più la sottoscritta, gestiamo con passione e impegno questo albergo, e è un albergo per famiglie proprio, un family hotel. Ok, cinque sorelle siete? Cinque sorelle, andate sì. D'accordo? Sì, andiamo d'accordo prima di tutto perché ci ripetiamo quando ci vogliamo bene, e grazie anche agli insegnamenti dei nostri genitori, grazie anche al fatto che sappiamo che solo stando unite e lavorando in armonia riusciamo ad affrontare tutto, i nostri difficoltà e anche gli impegni che ci porta ad avere un albergo grande e impegnativo, e in modo da trasmettere anche ai nostri ospiti quanto lo facciamo, diciamo, con amore. Perfetto, siete praticamente un albergo per famiglie, da quanto sì, capisco. Sì, siamo proprio un albergo per famiglie, e siamo, perché e quello che ci caratterizza è il fatto che siamo cinque sorelle, tutte mamme, tutte che lavoriamo, tutte con figli, con in cinque sorelle abbiamo ben 12 figli. Siete tutte nell'hotel? Siamo tutte che lavoriamo qua insieme, ognuno si occupa di un settore diverso, però per darci un'idea di quello che ci troviamo regolarmente per affrontare quello che è, diciamo, l'idea di che vogliamo dare del nostro albergo. L'albergo è molto capiente, vedo. Quante sì. camere avete? Abbiamo 56 camere. 56 camere. E con molto diversificate per famiglie piccole e per famiglie numerose. Quali sono i servizi dell'hotel? Allora, i servizi dell'hotel sono un centro benessere molto carino, con tre tipi di saune, una piscina dedicata solo ai bambini, due idromassaggi, una zona relax, una doccia emozionale, più una zona beauty che dirigo io, dove si possono fare degli splendidi massaggi o approfittare del fatto di essere in vacanza per quei trattamenti estetici che adesso è difficile riuscire a fare nella vita impegnativa della città. Questo è un servizio, abbiamo spazi differenziati per i bambini a seconda dell'età, abbiamo uno splendido angolo per i bambini più piccoli, una piccola palestrina di arrampicata, un settore più dedicato ai più grandi con ping pong e calcio bandiera, e poi quello che d'estate è un punto di forza, il nostro prato con 5.000 metri quadrati protetti lontano dalla strada e con tanti giochi di legno e casette varie. Insomma, abbiamo cercato di creare come mamme un ambiente per le famiglie, ma un ambiente dove vorremmo andare noi in vacanza con i figli.
quello che offriamo ai nostri ospiti, visto che sono famiglie, è la presenza sempre di un'animatrice o un animatore che si occupa dei bambini. Questo in inverno arriviamo dall'uno ai tre animatori. D'estate ce ne sono sempre due. Uno va in passeggiata con i nostri ospiti e sono passeggiate a misura di famiglia, quindi sempre praticabili con tutti quanti insieme, e un'animatrice resta qua per giocare nel parco o offrire un mini club. Indimenticabile è la polentata che facciamo d'estate il martedì. Andiamo in una baita dove io faccio la polenta e, sì, e poi il resto invece le cose interessanti vengono dal vecchio sistema con col paiolo enorme, anche la cattura lunga e tanto olio di gomito. Sì, gira parecchio, ecco, però è bellissimo poi mangiare tutto insieme. Quanto è importante essere in una location esclusiva come questa? È proprio esclusiva, perché questa location è fondamentale per noi, a partire dal nostro splendido prato di 5.000 metri quadrati, appunto protetto, al fatto che siamo ai confini proprio di un parco naturale di Paneveggio e delle Pale di San Martino, quindi è un grandissimo parco ricco di fauna e di flora, e la location è anche fondamentale per l'inverno, nella misura in cui noi siamo vicinissimi a pochi chilometri da diverse stazioni sciistiche, sempre in un contesto dolomitico, quindi con scenari veramente unici al mondo e riconosciuti a livello di UNESCO. Quindi pochi chilometri, ma quello che è più bello di tutti, e siamo fortunatissimi, noi siamo vicinissimi, siamo a 1,5 km dalla magica schiare Alpe Lusia. Perché magica? Perché è al sole, perché è protetta, perché è appunto nel parco, perché è speciale per tutta la famiglia. Qualsiasi livello di sciatore trova un grande piacere, e questo posso dire parola di maestra di sci, perché io lo sono da tanti anni e quindi so quello che sto dicendo, insomma. Abbiamo accennato all'inizio della presentazione al parco naturale di Paneveggio, che dista qualche centinaio di metri da qui. Esatto. Ecco. So che c'è un allevamento di cervi? Allora, più che un allevamento è un recinto dove questi cervi sono protetti, e sono protetti in tutto il parco, ma almeno così le famiglie, i bambini possono sperimentare vedendo dal vivo questi magnifici esemplari che crescono, diciamo, in armonia con la natura e nello stesso tempo nel loro ambiente. Certo, per cui è visitabile, sì, e poi sì. Si può andare direttamente a contatto. Sì, con loro. Sono pochi chilometri, proprio nella località di Paneveggio. Perfetto. Vogliamo fornire i dati per potervi contattare? Allora, il nostro numero di telefono è 0462 576 299. Il nostro sito web è www.hsole.it e per le mail per contattarci è info@hsole.it. Vi consiglio di guardare anche il nostro sito, proprio perché offriamo, sempre per incontrare le famiglie, diversi pacchetti o periodi speciali, e quindi guardandolo uno riesce a trovare anche la vacanza apposita che sta cercando, insomma. Benissimo. Ringraziamo la signora Cristina per averci dedicato questi minuti di intervista. Vi invitiamo a venire all'Hotel Sole Bellamonte qui nel parco di Paneveggio, e a voi studio. Torniamo alla BIT, dove abbiamo incontrato l'assessore al turismo della regione Veneto, dottor Federico Canera. Eccoci, siamo nello stand padiglione Regione Veneto e siamo in compagnia dell'assessore al turismo, signor Federico Canera, assessore al turismo Regione Veneto. Perfetto. Assessore, da quanti anni è che lei è in carica? Io come assessore sono in carica dal 2015. Perfetto, per cui avrà già dei parametri relativamente all'andamento delle stagionalità turistiche negli anni, per cui sono passati 4 anni.
Come è cresciuto il Veneto in questo periodo? Ma mediamente il Veneto dal 2010 in poi è cresciuto ogni anno del 3-4% circa di media. Poi alcuni compressori sono cresciuti di più, altri meno, cioè alcune destinazioni turistiche sono cresciute di più di altre, però la media è stata questa, tale per cui siamo arrivati l'anno scorso ad avere la cifra record di 70 milioni di presenze turistiche e circa 17 milioni di arrivi. Perfetto. Estate e inverno. Quali sono le località che hanno dato maggiore soddisfazione a questo mese? Allora, devo dire che negli ultimi anni è cresciuto molto il settore legato alla montagna, alle Dolomiti. Forse perché negli anni precedenti avevano risentito di più di un calo rispetto alle altre destinazioni turistiche, però devo dire che negli ultimi anni sono cresciute in doppia cifra. Così come sono cresciute in doppia cifra alcune località meno note all'interno della regione Veneto, penso alle colline del Grosseto nella provincia di Treviso o alle colline della provincia di Vicenza, che diciamo erano destinazioni che in termini assoluti facevano meno presenze turistiche, ma in termini percentuali sono cresciute in doppia cifra ogni anno rispetto alle altre località. Questo è frutto anche di un lavoro che la regione Veneto ha fatto per cercare di far conoscere quello che io chiamo l'altro Veneto, cioè quel Veneto meno conosciuto che non sia in sostanza Venezia o Verona. Certo, però è importante anche Verona, Venezia, le città d'arte, Padova. Ecco, da dove arrivano i turisti, le nuove frontiere del turismo? Beh, allora, ovviamente noi come la nostra roccaforte è il turismo di lingua tedesca, quindi Germania, Austria e Svizzera fanno la parte del leone, pensi che quasi il 50% del turismo del Veneto, in particolare quello dedicato alla costa veneta, quindi al mare e al lago di Garda, ha una provenienza di lingua tedesca. Poi però fortunatamente abbiamo turisti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare anche il sistema anglosassone, quindi Inghilterra, America, Australia, lingua inglese, e poi abbiamo provenienze un po' da tutto il mondo, in particolare per le città d'arte, i quali sono attrattori turistici veramente universali. Jesolo, parliamo di mare, ecco, Jesolo è veramente la capitale del turismo estivo, diciamo, no? Per quanto riguarda la regione Veneto. Quanto è importante, diciamo, Jesolo proprio come cittadina, come location per tutto il territorio, sia regionale ma anche nazionale, perché comunque è diventata molto conosciuta anche all'estero proprio per la sua mondanità. Ecco. Jesolo è sicuramente una delle località balneari più importanti a livello italiano, penso che dopo Rimini e Cavallino Tre Porti, che è un'altra area importantissima per l'open air, cioè quindi per i campeggi, campeggi a 5 stelle che in poche località turistiche si trovano, così come anche la spiaggia di Piglione, se la giocano sono lì in termini diciamo di presenze turistiche. Jesolo comunque è un fiore all'occhiello, la fortuna nostra è che lungo la costa ogni destinazione sia caratterizzata, quindi Jesolo per la mondanità, per l'innovazione, Caorle invece per l'enogastronomia legata anche a un centro storico particolare molto carino, e Bibione diciamo invece legata per alla famiglia e allo sport in particolare, quindi ogni categoria, ogni destinazione lungo la costa si è diciamo specializzata, certo. Pur avendo il mare come minimo comune denominatore, è riuscita diciamo a vincolare in qualcosa di diverso. Benissimo, volevo sapere la sua posizione personale per quanto riguarda il discorso delle limitazioni, diciamo, degli accessi a Venezia. Ma guardi, la regione Veneto di per sé è sempre stata contraria a quelle che possono essere delle tassazioni. Si figuri che noi, da quando c'è l'amministrazione Zaia, non abbiamo nemmeno più l'addizionale regionale IRPEF, e quindi non abbiamo tasse regionali di fatto, se non la tassa di soggiorno che non viene incamerata dalla regione ma dai singoli comuni, e poi c'è stata questa volontà del sindaco di Venezia, autorizzato a livello statale, quindi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ad applicare questa tassa. Noi non è che siamo contrari, però diciamo che l'importante è che questa tassa sia una vera o diventi una vera e propria tassa di scopo, che abbia lo scopo appunto di creare nuove
trovi servizi per i turisti, cioè non deve essere una tassazione così fine a se stessa, semplicemente perché ci sono tanti turisti, ma utilizzare questi soldi per creare nuovi servizi e per preservare la città di Venezia. Se viene utilizzata in questo senso, è una tassa che può avere un senso e può anche essere accettata dal turismo. Se invece viene gestita come un mero tributo che serve per salvare i bilanci del comune, allora ovviamente non sarebbe capita non solo dagli operatori, ma neanche dagli altri istituzionali. Avete un sito internet istituzionale per poter vedere tutte le bellezze appunto del territorio? Assolutamente sì, noi abbiamo www.veneto.eu. Tra l'altro è un nuovo sito internet che domani proprio qui in BIT presenteremo assieme al Presidente Zaia, un sito nuovo, innovativo, bello dal punto di vista grafico, emozionante, che attrae il turista, però noi non vogliamo solo fare questo passo, vogliamo fare un passetto in più, cioè quello di avere un bel sito dal punto di vista grafico, importante, ma anche una piattaforma digitale che ci sta dietro, innovativa, che colleghi tutto il territorio del Veneto e che permetta a qualsiasi turista, una volta che entra nel nostro sito, di poter vedere esattamente tutte le destinazioni turistiche del Veneto, tutti i prodotti turistici del Veneto e tutto ciò che è possibile fare in Veneto. Dalla sagra della zucca fatta da un apologo comunale alla possibilità di acquistare un biglietto per l'Arena di Verona piuttosto che la Fenice di Venezia, o addirittura per prenotare dei pacchetti turistici o per prenotare delle stanze d'albergo. Perfetto, allora ringraziamo l'assessore al turismo della Regione Veneto, a voi studio. Presso lo stand della Regione Lombardia abbiamo intervistato l'ex campionessa di sci Lala Magoni, attuale assessore regionale al turismo. Perfetto. Buongiorno e bentrovati, siamo nello stand della Regione Lombardia insieme all'assessore al turismo e alla cultura, marketing di territorio, Lara Magoni, che è anche campionessa di sci, lo ricordiamo per chi non l'avesse riconosciuto. Ecco, assessore, qual è il rapporto tra la Regione Lombardia e turismo? È un volano decisamente molto importante, soprattutto perché la Regione Lombardia è sempre stata conosciuta sotto la forma economica e industriale. Invece il patrimonio, come lo abbiamo all'interno dei nostri capoluoghi, nei nostri piccoli borghi, è talmente immenso che deve essere conosciuto. I dati lo dimostrano, abbiamo avuto 40 milioni di presenze e a fronte di questo si può comprendere che tanta gente oggi che trova Lombardia forte. Perfetto. So che la Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di siti patrimonio UNESCO. Ecco, quanto è importante avere questi siti all'interno della propria regione di appartenenza? Allora, Regione Lombardia si pone al primo posto nazionale con 11 siti UNESCO su 54 nazionali. È evidente che è una regione ricca di opportunità culturali, dove il mio collega assessore alla cultura Galli sta facendo un ottimo lavoro affinché possano diventare di gestione regionale per essere utilizzati al meglio come promozione. Assessore, quali sono i sogni nel cassetto per il 2019 e anche il futuro? Siccome vengo dallo sport e ho imparato che quando c'è un leader bisogna seguirlo, nel Regione Lombardia abbiamo Milano, che in questo momento è una città metropolitana internazionale che fa da sola 8 milioni di persone, di turisti. Proprio affiancandoci al driver di Milano, sono certa che i piccoli borghi di Regione Lombardia potranno essere rivalutati e promossi al meglio. Il mio compito quindi come Regione Lombardia sarà portare a conoscenza tutti i piccoli squilli di Regione Lombardia. Invitiamo tutti i turisti a venire direttamente in Lombardia a visitare tutti i siti, ringraziamo l'assessore Magoni e diciamo a noi studio. Grazie, arrivederci. Termina qui la seconda edizione di Digiturismo. Un caro saluto da Andrea Semino e arrivederci alla prossima puntata.